Presso il centro diagnostico italiano ci siamo resi conto che nella fascia d'età adolescenziale dei giovani dai 15 ai 25 anni si osserva una ridotta fruizione delle prestazioni sanitarie. Questo potrebbe essere un problema per quanto riguarda l'identificazione precoce di eventuali situazioni come il diabete giovanile, come le dislipidemie giovanili o dei comportamenti anomali che potrebbero avere un impatto sulla salute in futuro. Ci siamo resi conto che i ragazzi vengono seguiti dal pediatra fino a circa l'età di 12-15 anni e poi diminuiscono gli accessi alle cure. È per questo motivo che è stato ideato un percorso che abbiamo denominato percorso adolescenti e giovani adulti, all'interno del quale offriamo la possibilità di effettuare alcuni accertamenti e alcune visite specialistiche focalizzate a questa fascia di età. Infatti, fino a qualche anno fa c'era il servizio di leva che è stato abolito e il servizio di leva prevedeva una visita di idoneità che si svolgeva all'età dei 18 anni. Questa visita, seppur con tutti i limiti, permetteva comunque di identificare eventuali anomalie, eventuali rischi nel giovane. Nel percorso che è stato ideato per l'adolescenza e i giovani adulti, l'abbiamo focalizzato appunto con una serie di accertamenti diagnostici e di visite specialistiche che cercano di darci una panoramica dello stato di salute dei fattori di rischio dei ragazzi e dei giovani adulti. Il pacchetto inizia infatti con una visita specialistica del medico internista che permette di avere una visione d'insieme del paziente nella sua interezza. In questa fase il medico internista raccoglie la storia clinica cominciando dalla storia familiare, il che permette di focalizzarsi sulla presenza di eventuali malattie a ricorrenza familiare o genetica. In seguito l'anamnesi prevede l'analisi delle caratteristiche del soggetto per quanto riguarda l'utilizzo del tabacco, l'eccessivo consumo di alcol, l'uso di sostanze psicotrope e l'entità e le abitudini fisico-motorie del soggetto. Successivamente si raccoglie la storia clinica del paziente soffermandosi sui diversi sistemi e apparati, vale a dire se ci sono delle malattie a livello cardiaco, a livello gastrointestinale, malattie endocrinologiche come malattia della tiroide, il diabete, eccetera. Il percorso prosegue con un'accurata visita internistica, dove viene determinato il peso, l'altezza e quindi l'indice di massa corporea, la presenza appunto di sovrappeso, di obesità. Vengono analizzati durante la visita clinica i sistemi e gli apparati, con una particolare attenzione anche a quegli apparati, in particolare maschile, che vengono solitamente poco considerati, almeno in questa fase della vita. Mi riferisco all'apparato genitale. Successivamente il paziente viene sottoposto a una serie di accertamenti di analisi del sangue che sono state calibrate per identificare quelli che sono le malattie più comuni, vale a dire l'anemizzazione, il diabete, il colesterolo, la funzionalità epatica, la funzionalità renale e dell'apparato endocrino. Nel percorso è previsto anche l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo e sono state inserite le visite specialistiche riguardanti l'apparato visivo, quindi la visita oculistica, e una visita fisiatrica che permettono di identificare appunto eventuali anomalie dell'apparato visivo. E invece con la visita fisiatrica si cerca di andare ad identificare se emergono dei segni o dei sintomi di anomalie posizionali, di scoliosi, eccetera. Al termine del percorso, a richiesta del giovane o dei genitori, sarà possibile anche la redazione della certificazione per l'attività ludico-sportiva o per la certificazione per l'attività non agonistica. Il percorso è consigliabile nella fascia di età dai 15 ai 25 anni e nel report conclusivo il medico indicherà l'eventuale necessità di controlli a breve o a lunga distanza, concordando col paziente la periodicità di questi eventuali controlli o degli approfondimenti necessari.